materialistico che un mondo di cose. Marx dice no, attenti, non è così, invece sono rapporti tra gli uomini, e questa è critica al materialismo. Infatti poi noi sappiamo che c'è un materialismo volgare contro cui il marxismo si muove. Però voi lo capite che se si polemizza contro un materialismo volgare, si introduce un altro materialismo che è dialettico in contrapposizione a quello volgare, allora tutto diventa complicato. Allora, che vuol dire materialismo? È importante questo, perché nell'opinione comune del compagno, non dico della gente che incontro per la strada, ma del compagno, è del tutto ovvio un modo di procedere materialistico volgare. Per esempio, il modo di procedere per cui la teoria che cos'è? La generalizzazione delle esperienze. Se è la generalizzazione delle esperienze, vuol dire che io ho di fronte un mondo di cose, vedo queste cose, faccio esperienza di queste cose, generalizzo e creo la teoria. Ma questo è esattamente il materialismo volgare. Il problema è quello di vedere che le cose sono la reificazione dei rapporti umani. E quindi quel mondo che l'esperienza mi mostra è un mondo falso. Ora capite, appunto, le cose diventano complicate. Ma in più è antimaterialistico, volgare, per un motivo profondo che viene qua. Appunto, qui c'è un signore che va al mercato, compra della merce, semplifichiamo, forza lavoro, poi dopo ritorna sul mercato, vende e ha più denaro. Qui c'è stato un rapporto tra, in termini di categorie economiche, tra cose diverse, denaro e merce. Quindi qui esistono diversità che entrano in relazione. Andiamo a vedere più analiticamente, cioè questo significa, se andiamo a vedere quello che sta in mezzo qua, allora vediamo che il processo è diventato, il denaro ha comprato forza lavoro e strumenti di produzione, poi la circolazione si è interrotta perché forza lavoro e strumenti di produzione sono stati impiegati, quindi c'è l'interruzione, i puntini al momento della produzione. Finisce la produzione, esce della merce che in realtà è come valore superiore a quella che è entrata, viene venduta, realizzata, e allora si ha maggior denaro. Viene spiegata questa merce di prima. Spiegata che vuol dire? Vuol dire che dal momento della circolazione sono andato al momento della produzione e poi sono tornato a quello della circolazione. Qui si complica l'elemento di prima. Prima dicevo, ci sono categorie economiche diverse che sono entrate in relazione. Qui la diversità aumenta, per cui c'è il momento circolazione, che entra in contatto con il momento produzione, il quale poi ritorna in contatto con il momento circolazione. Non solo, ma la categoria merce si è diversificata perché è diventato lavoro e strumenti di produzione. Cioè, come vedete, il diverso entra sempre di più. Va bene? Allora qui c'è, sicuramente campeggia il problema della relazione tra entità che sono diverse. Però che succede? Succede che il trionfo del capitalismo si ha quando? Quando è scomparsa la diversità. Quando il denaro produce di per sé denaro, saltando la produzione. Anche dal punto di vista logico, questo è importante, qui c'è comunque la relazione tra diversi, qui è scomparsa la diversità. L'identico con l'identico maggiora l'identico. Ora, questo è il momento sommo della reificazione. Cioè, qui c'è il trionfo del mondo della cosa. E badate che strano paradosso. Il momento, la cosa, il momento della reificazione trionfa quando è scomparsa la diversità.
sembrerebbe ovvio, no, che io ho a che fare con un mondo di cose quando cose diverse entrano in rapporto. Invece il mondo di cose trionfa quando l'identico è diventato produttivo. Ad esempio, se io dico che tutto è materia e quindi la materia muovendosi produce il cervello, il fegato, le opere d'arte, le guerre, le religioni, eccetera. Quando io tutto ridotto all'unico, al funzionamento di un unico che nel suo movimento dà la diversità, e la diversità non è altro che modi diversi di manifestarsi sempre della stessa cosa, io sto sul piano del più piatto materialismo, che nega ogni diversità nell'unità della materia, e questa materia appunto misticamente produce il contrario di se stessa, per esempio produce anche l'arte, la scienza, la filosofia, eccetera, eccetera. Qui il denaro produce il valore. Allora, quello che va capito appunto è la reificazione. Vuol dire questa scomparsa delle diversità, delle differenze, tutta appiattita ad un'unica dimensione, e quest'unica dimensione nel suo movimento produce come effetto del movimento le diversità. Diversità che però saranno diversità quantitative, dato che tutto è stato appiattito ad una. Ma qual è... Voi vedete che questo è totalmente un mondo privo di spirito. Qui c'è un processo meccanico che, sviluppandosi, si differenzia quantitativamente. Tutto è stato ridotto ad un unicum in cui le differenze sono solo quantitative. Appunto, è il trionfo della unidimensionalità materiale. Chiaro? Sì o no? Ecco, per esempio questa domanda. Ma sì, per esempio in un punto di vista che dice, io ho la spiegazione di un fenomeno quando lo riconduco alla sua essenza, e l'essenza è sempre quella. Per esempio, tu apri un giornale, un quotidiano, Clinton, qual è il problema che si discute di Clinton? Se la moglie è brava o non brava. Marx e Engels, erano froci o no? Il problema qual è la radicale prova di democrazia? Il fatto che i froci possono fare famiglia. Allora tu cosa vedi? Vedi l'emergere di un'unica dimensione sessuale come chiave interpretativa. Il succo sta là. Ecco, quando tu hai ridotto le cose al succo e qualunque fenomeno diverso è espressione di questo succo che si svolge, tu hai l'appiattimento materialistico. È quest'unica sostanza, no, che nel suo movimento produce le differenze. Le differenze non sono altro che differenze di quantità, perché la sostanza è solo quella. Ovviamente è la stessa cosa se tu dici, non so, cos'è l'esistenzialismo di Sartre? L'espressione della coscienza piccolo-borghese. Cos'è la psicoanalisi? L'espressione della coscienza piccolo-borghese. Tu di nuovo hai appiattito tutto ad un unicum e tutte le diversità sono trasformazioni quantitative di quell'unicum. Questo è il materialismo. Quando Marx polemizza contro questo, sta facendo una polemica antiriduzionistica, antimaterialistica. In nome di cosa? In nome di uno sguardo che faccia emergere invece